L'epicondilite, anche nota come gomito del tennista, è una lesione che colpisce i tendini del gomito e degli avambracci. Questa condizione si verifica quando si effettuano ripetute attività che coinvolgono il braccio, come ad esempio il sollevamento pesi o il gioco del tennis o anche il padel. I sintomi dell'epicondilite includono dolore e rigidità nella zona del gomito, dell'avambraccio, nonché una sensazione di bruciore o intorpidimento della zona interessata. La maggior parte delle persone che soffrono di epicondilite riferiscono che il dolore peggiora quando si fanno dei movimenti ripetitivi con le braccia. Ci sono poi diverse strategie che possono essere utilizzate per prevenire o alleviare l'epicondilite. Ad esempio, è possibile ridurre la frequenza e l'intensità dell'attività fisica che potrebbe causare la lesione. Inoltre, è importante eseguire adeguati esercizi di riscaldamento prima di iniziare l'attività fisica, così come esercizi di stretching che non fate mai, per evitare le tensioni eccessive sui tendini. L'uso di supporti per l'avambraccio, che sono delle fasce che si applicano direttamente all'avambraccio, possono essere una soluzione utile perché questi dispositivi aiutano a ridurre il carico di lavoro su quelli che sono i tendini del gomito e degli avambracci. In casi più gravi potrebbe essere necessaria, ad esempio, l'assunzione di farmaci antinfiammatori o sessioni di fisioterapia o osteopatia per aiutare il trattamento del dolore e la rigidità. In ogni caso, comunque sia, se si sospetta di avere l'epicondilite, è importantissimo parlare con un medico, con un osteopata, con un fisioterapista per ottenere una corretta diagnosi o un piano di trattamento. Con l'aiuto adeguato o attraverso opportune precauzioni è possibile prevenire e recuperare rapidamente con l'epicondilite, ma dobbiamo prenderla il prima possibile. Ok? Ciao. Iscriviti al canale, metti like, se no ti viene l'epicondilite.